Oggi vive nella sua casa in provincia di Avellino e lavora in un'associazione di volontariato. All'indagato, nel corso delle indagini, sono stati concessi gli arresti domiciliari, senza obbligo di divieto, cioè con la possibilità comunque di comunicare con tutti e di vedere tutti, ovviamente nel luogo dove è agli arresti domiciliari. Come mai sei libero? Come mai stai in giro, non sei in carcere? Tu ti rendi conto di quello che hai fatto? Ti rendi conto? Tuccia sta qua, viene alle 8:30 di mattina, se ne va all'una circa. Siccome non può stare fuori, non può fare attività fuori dall'associazione, anche se questa è un'associazione che predilige nei suoi compiti di istituto, sono quelli là che opera all'esterno, protezione civile, emergenza sanitaria, con 118, recupero e portatore di handicap, quindi può poco lavorare all'esterno, cioè non può andare proprio all'esterno. Quello là che lui ha, che fanno, non poco ci interessa. Il giudice in questa fattispecie ci ha dato l'affido di Tuccia. Quello che ha fatto noi non ci compete parlarne, nemmeno di dare esprimere un giudizio, perché sono problemi giudiziari che noi l'unica cosa che cerchiamo di fare nel nostro piccolo, di recuperare e di il soggetto, in questo momento Tuccia, sul piano prettamente dei ragazzi io non ho niente da dire, perché sia con i miei collaboratori, sia con i ragazzi che frequentano, non ha dato mai adito a qualche atto. Neanche la cittadinanza di Altavilla comunque si è mai mostrata più di tanto curiosa, ecco. Ma hai detto bene, solo curiosa, però non ha dato adito a forme di che vanno di là della curiosità. Abbiamo visto con il presidente Di Giovanni che Francesco svolge comunque ruoli inerenti all'attività della sede, si è sempre dimostrato disponibile e volenteroso. Tu, come tutti i tuoi colleghi che comunque vivete con lui l'attività dell'associazione, che idea ti sei fatto del ragazzo? È una persona veramente disponibile? Allora, dal primo giorno che è arrivato qua si è sempre dimostrato molto disponibile e volenteroso di farlo. Prima io non lo conoscevo, non so che tipo di ragazzo era, ma sin dal primo giorno che ho messo piede qua si è sempre dimostrato molto disponibile, volenteroso e, come ho detto prima, molto spesso quando lui si sente un po' escluso chiede proprio lui di fare a noi, dice: posso fare qualcosa, vi serve una mano a fare questo, vi serve una mano a fare quest'altro. Per quanto possibile noi cerchiamo di non... sentire pressione. Di non farle sentire pressione. Per quanto possibile cerchiamo di farci aiutare, anche perché crediamo che questa sia una strada da intraprendere per cercare di recuperarlo. Però con lui non avete mai parlato di quello che è successo? No, non c'è stata mai occasione, perché non abbiamo mai voluto noi, sin dal primo giorno abbiamo detto, ci siamo prefissati l'obiettivo di non chiedere, perché a noi questo poco interessa, sia che avesse fatto questo, se avesse fatto qualche altra cosa non sarebbe cambiato nulla. Comunque il nostro modo di agire sarebbe stato sempre lo stesso, non avremmo fatto diversamente.